Allora, in questa seconda parte della mattinata analizziamo tutta una serie di lavori che stiamo portando avanti, abbiamo portato avanti negli ultimi anni al CAS, al Centro di Ricerca sugli Studi Turistici qua all'Università di Bologna. Se possiamo andare alla prossima slide. Il primo lavoro di cui volevo parlare è un lavoro che stiamo scrivendo assieme a due colleghi, Simone Cicognani, attualmente all'Università di Bolzano, e Marco Magnani, Università di Padova, sulla quella che si chiama social influence bias, quindi sulla distorsione da influenza sociale nelle recensioni online. Allora, chi di voi scrive recensioni su siti qua di TripAdvisor? Vi è mai capitato? O in generale recensioni su prodotti che acquistate su Amazon, ad esempio? Quanti più o meno? Uno. Mai? Due. Uno? Due? Tre? Qualcuno, sì. Ok. Ok. Quando scrivete una recensione, leggete prima le altre recensioni? Sì, no, boh, forse. Allora, uno dei temi essenzialmente che letteratura è stato trattato, cioè è un tema vecchio, ma in qualche modo i big data e la disponibilità di recensioni in quantità enormi online ha dato la possibilità di affinare anche alcune tecniche e capire se nel momento in cui una persona scrive una recensione sulla propria esperienza relativamente ad un soggiorno, relativamente ad una visita, ma anche relativamente a prodotti che ha acquistato, appunto, che può essere un CD, un libro o anche un aspirapolvere. Nel momento in cui scrive la recensione si basa unicamente sulla propria esperienza rispetto a quel prodotto, oppure se viene influenzato da ciò che altri hanno scritto prima di lui o di lei su quel sito. Quello che abbiamo fatto in questo lavoro è cercare appunto di rispondere a questa domanda, parlando e occupandoci essenzialmente delle recensioni degli alberghi. Quindi la domanda di ricerca è: i punteggi online delle recensioni sono influenzati dagli utenti precedenti? E se sì, se la risposta è sì, allora quello che riceviamo come informazione da questi siti di recensione è un'informazione in qualche modo distorta, perché non è la reale o percepita esperienza, in quanto gli utenti si fanno influenzare da quello che altri hanno scritto prima di loro. Tipico esempio è: vado in un albergo in cui tutte le recensioni sono ottime, io ho un'esperienza così, metto lì, scrivo la recensione e penso, però tutti quelli prima di me hanno scritto un'ottima recensione, ma allora forse sono io che non so, magari, ma volevo scrivere una pessima recensione, però poi faccio una brutta figura se tutte le altre sono belle, c'è qualcosa. E quindi in qualche modo tendiamo a modificare quello che scriviamo. Allora, tutto questo è vero o no? E chiaramente possiamo parlarne per giorni, per settimane, ma la cosa fondamentale è trovare un modo per astrarre questo aspetto da altri aspetti che ci influenzano nel momento in cui scriviamo le recensioni e capire se c'è questo effetto che in letteratura si chiama effetto gregge, herd behavior, cioè ci facciamo influenzare come in un gregge da quello che gli altri hanno scritto prima di noi. Il risultato che troviamo, per anticiparlo, è sì, c'è questo effetto ed è anche abbastanza forte, e l'abbiamo trovato con un esperimento sul campo che ha coinvolto i clienti di un albergo che per motivi di privacy non possiamo citare, però è un albergo qua della provincia di Rimini. Allora, l'esperimento che abbiamo fatto è questo: essenzialmente a tutti i clienti che concludevano un soggiorno presso questo albergo, in accordo con il manager dell'albergo, è stato rilasciato un pezzettino di carta con sopra un link che permetteva di accedere a questa fake review, pagina finta di recensioni che serviva a noi, ma che era costruita esattamente sulla pagina di recensioni di TripAdvisor a quel tempo. Quindi qua stiamo parlando dell'estate del 2015 o 2016, non ricordo bene, 2015.
E quindi essenzialmente TripAdvisor, essenzialmente se andavate su TripAdvisor per scrivere una recensione, veniva fuori una maschera di questo tipo. E quindi noi l'abbiamo in qualche modo ricostruita per capire come le persone scrivevano le recensioni. Abbiamo diviso le persone in maniera totalmente casuale, quindi a seconda del pezzettino di carta che veniva assegnato, le persone vedevano questa domanda, in cui la domanda è: il suo punteggio complessivo per questo hotel è da 1 a 5. Ok. Quindi questo è come dire il raggruppamento di controllo, in cui nessun tipo di informazione viene data all'utente. Quindi semplicemente valuta l'albergo da 1 a 5, 3, 4, 5, va bene. Se andiamo alla prossima slide, vediamo invece che un gruppo sotto a questa domanda, che è la stessa, ha un'affermazione, ha una frase che dice: almeno 17 precedenti clienti hanno dato un voto pari a 3 su 5. Questa non è una frase che abbiamo messo lì a caso, ma in quel momento su TripAdvisor per quell'albergo c'erano 17 giudizi di 3 punti su 5. Quindi stavamo dicendo agli utenti, soltanto a un gruppo degli utenti: guardate, voi date una recensione, però sappiate che ci sono 17 persone che hanno espresso un voto di 3 su 5. Il terzo gruppo, slide successiva, molto simile, stessa domanda. In questo caso abbiamo la frase: almeno 17 precedenti clienti hanno dato un voto pari a 5 su 5. Erano di più, ma l'utilizzo dei 17 era per evitare in qualche modo che dessimo una informazione relativa a quella che era la distribuzione complessiva dei voti. Questa cosa qua viene fatta per evitare deception, non so come dirlo in italiano, per evitare che le persone venissero ingannate da quello che scriviamo. Quindi noi abbiamo cercato di dare delle informazioni più oggettive possibili. Date un voto, sappiate che un gruppo sa quanti hanno votato 3, un altro gruppo sa quanti hanno votato 5. Allora, se non ci aspettiamo nessun tipo di influenza dalla presenza di queste frasi, bene o male nei tre gruppi il voto medio dovrebbe essere uguale, no? Quello che risulta invece è, prossima tabella, è che essenzialmente, se voi guardate qua, abbiamo il punteggio medio di ciò che gli utenti hanno espresso, che è nel controllo, quindi la prima slide, senza nessun tipo di informazione, il punteggio medio è 4,57. A coloro che abbiamo detto: guardate, ci sono 17 persone che hanno votato 5, il voto medio è 4,96, quindi molto più alto. E alle persone che abbiamo detto: guardate, ci sono 17 persone che hanno votato 3, il voto medio è 4,36. Questa differenza è significativa. Quindi statisticamente c'è un effetto che viene giocato dal fatto che io so cosa gli altri hanno scritto prima di me, cioè vengo influenzato da ciò che gli altri hanno scritto. Siccome il campionamento è stato completamente casuale, i tre gruppi sono fra loro totalmente equivalenti. Abbiamo anche fatto un'analisi molto più approfondita con un tipo di analisi econometrica, in modo tale da anche valutare se ci sono altri effetti che hanno influito su questo risultato, ma questo risultato rimane significativo. Quindi questo è un primo risultato interessante, perché diciamo essenzialmente: attenzione, quando scriviamo una recensione online in qualche modo siamo influenzati da ciò che gli altri scrivono prima di noi, e questo da un punto di vista degli altri utenti ha un effetto molto forte. Immaginate di essere il primo a scrivere una recensione. Scrivete entusiasti, date 5, bellissima esperienza. Il secondo ha un'esperienza così così, vorrebbe dare 3. Però vede che quello prima di lui ha dato 5, dice: ma forse l'esperienza è stata migliore, do 4. E il terzo a sua volta viene influenzato. Quindi cosa succede? Succede che essenzialmente c'è un effetto che nasce dalle prime recensioni che si trascina nel corso del tempo e che in qualche modo
porta la valutazione di quella struttura o di quel prodotto in generale oltre quella che dovrebbe essere, ovviamente a livello teorico perché non la conosciamo, dovrebbe essere la reale qualità delle recensioni. Su questo lavoro qua stiamo ovviamente cercando di lavorarci ancora, perché ci sono alcuni aspetti che si possono ancora valutare, però un esperimento che è stato abbastanza innovativo, adesso abbiamo parecchie difficoltà a pubblicarlo perché ovviamente è difficile pubblicare sulla rivista scientifica internazionale di alto valore, ci sono delle cose che c'è un percorso di referaggio per cui altri docenti ci dicono attenzione che c'è questa cosa che non va, questa cosa dovrebbe essere chiarita e via dicendo, però è un lavoro che tendenzialmente dà questo risultato ed è un primo risultato interessante. Penso che tocchi a te adesso. Allora, sostanzialmente le recensioni sul web sono di due forme, una strutturata numerica, il rating, quindi attribuire un punteggio per un determinato servizio, e una parte è normalmente testuale. Allora, se è vero che le recensioni, cioè che sul rating c'è un effetto gregge, che sostanzialmente la prima valutazione influenza le recensioni delle successive, vediamo se il testo, o ci siamo domandati se il testo di una recensione sostanzialmente è in grado di influenzare il numero di prenotazioni che una struttura riceve, perché il problema a livello aziendale è una recensione negativa, oltre a fornirmi delle indicazioni sul mio servizio, mi crea anche dei danni perché diminuisce il livello di prenotazioni, o sostanzialmente è un'indicazione per migliorare la mia struttura. Quello che sostanzialmente in questo lavoro abbiamo fatto con i colleghi Supino e Aureli è stato analizzare 40 hotel, 20 a 3 stelle e 20 a 4 stelle della provincia di Rimini. Allora, questo è un lavoro che è stato fatto nel 2013. Oggi questa metodologia o parte di questa metodologia è perfettamente integrata nelle maggiori piattaforme di booking online. Sia Booking che Expedia usano la metodologia alla base di questo lavoro per fornire delle indicazioni precise ai loro clienti, quindi alle strutture, nella sezione Analytics del sito. Quello che noi abbiamo fatto è stato sostanzialmente tirar giù di tutti i 40 alberghi le recensioni per 28 mesi. Era il 2013, eravamo giovani e anche abbastanza inesperti, quindi abbiamo fatto copia e incolla di, di oltre 4.300 recensioni, perché ancora sostanzialmente nel 2013 non era perfettamente chiaro quanto lo scraping fosse un'attività come dire tollerata a livello di pubblicazioni e quant'altro. Oggi scarichiamo tera di dati in 5 minuti attraverso tecniche che abbiamo affinato, e sostanzialmente ognuno ha un percorso evolutivo che passa attraverso la fatica dell'esperienza. Le recensioni sostanzialmente sono state tutte scaricate e poi sostanzialmente trasferite in un software che fa analisi qualitativa, cioè analizza non i numeri ma le parole, trasforma le parole in numeri. Che cosa abbiamo fatto? Sostanzialmente sapete che una recensione su TripAdvisor è composta in via testuale da due parti: il titolo della recensione, che è una rappresentazione sintetica del giudizio, e la recensione vera e propria. All'interno del titolo abbiamo sostanzialmente qualificato le parole che ne definivano aspetti positivi e aspetti negativi, e all'interno delle
delle recensioni siamo andati sostanzialmente a capire che cosa si riferisse ai servizi principali, quindi alla localizzazione, allo stato della struttura, al bagno, alla camera, quali parti della recensione si riferissero alle interazioni col personale, quindi allo staff della reception o di altre parti, ai servizi aggiuntivi e alla struttura e accessori della struttura. Sostanzialmente ogni recensione è stata letta e parte del testo è stato codificato a seconda di queste parole chiave. Alla fine sostanzialmente abbiamo capito che che rispetto ai titoli il 4 stelle avevano una preponderanza di titoli positivi rispetto a quelli negativi, che comunque era in quantità maggiore di titoli negativi rispetto ai 3 stelle. Quindi sostanzialmente nelle recensioni dei 3 stelle il numero di titoli negativi era sicuramente inferiore rispetto a quello dei 4 stelle. E che la quantità di titoli positivi ancora nei 3 stelle è stata maggiore rispetto ai 4 stelle. Prego. Che i servizi valutati in modo maggiormente positivo sono stati la localizzazione della struttura, la camera e il cibo e poi lo staff alla reception. Quindi lo stesso, comunque gli stessi temi hanno anche dei risvolti negativi, ma il numero di recensioni, parti negative della recensione riferite allo staff è sicuramente inferiore rispetto a quelle positive. Quindi i core service all'interno delle strutture, la camera e lo staff e il cibo sono sicuramente valutati in maniera ampiamente positiva rispetto a quella negativa. A questo punto l'importante era capire: va bene, l'esperienza nei singoli aspetti è positiva, ma che cosa influisce sul numero delle prenotazioni? Quindi sostanzialmente per tutte le strutture analizzate avevamo anche per lo stesso periodo i dati relativi al numero di prenotazione per tipologia di stanza e sostanzialmente con dei modelli, con un modello regressivo di analisi siamo andati a chiederci se una recensione o un titolo positivo fosse associato a un incremento e a un decremento delle prenotazioni negli alberghi a 3 e a 4 stelle. Il risultato è che i titoli positivi hanno un effetto incrementativo, avevano, perché i dati sono riferiti comunque al 2013, sia negli hotel a 3 stelle che a 4 stelle. Quindi quando c'è un titolo positivo, questo è associato a un incremento delle prenotazioni negli hotel a 3 stelle e a 4 stelle. Le recensioni, il testo positivo di una recensione ha un incremento nel numero delle prenotazioni negli hotel a 3 stelle, mentre un titolo negativo ha un effetto decrementativo delle recensioni nei 4 stelle. Non siamo riusciti a trovare dei valori statisticamente significativi associati alle recensioni negative e ai titoli negativi per gli alberghi a 4 stelle. Quindi sostanzialmente i titoli, secondo i nostri dati, i titoli, in particolare i titoli positivi, hanno un forte impatto su numero di prenotazioni che sono sostanzialmente si sono sviluppate in questi alberghi della Riviera di Rimini fra il 2011 e il 2013. Ok, questo risultato è in qualche modo un risultato che secondo me vale anche oggi, se pensiamo spesso a quanti commenti ci sono rispetto a notizie su cui le persone commentano in base al titolo senza andare a leggersi l'articolo che in qualche modo tratta dell'argomento. Quindi il titolo ovviamente prende l'attenzione, ma a volte è fuorviante, in qualche modo ha un effetto che è maggiore di quello che dovrebbe avere. Secondo lavoro che vi presento io è quello su un confronto fra il tipo di recensioni che vengono pubblicate su TripAdvisor e su un altro sito, Booking. Allora, come sapete, le recensioni rispetto ad un determinato albergo le trovate sia su Booking sia su TripAdvisor.
Qual è la differenza fra i due sistemi? Su Booking, per scrivere una recensione, devi per forza aver pernottato lì. O meglio, aver prenotato. Perché poi l'email arriva ugualmente, anche se, o meglio, prenotato e pagato. Poi se ci vai o meno è un secondo, è un altro discorso. Su TripAdvisor chiunque può scrivere una recensione senza nessun tipo di controllo che quella persona sia effettivamente stata in questo albergo. Ovviamente sapete che c'è tutto un problema attorno alle fake reviews, soprattutto che coinvolge TripAdvisor, quindi recensioni finte. Sapete che si è sviluppato negli ultimi anni un mercato di società commerciali, di agenzie che in qualche modo si fanno pagare per scrivere recensioni finte. E questo ovviamente è un grosso problema per TripAdvisor e per la propria reputazione. TripAdvisor è ben al cosciente del problema delle recensioni finte, ha un sistema interno molto sofisticato di algoritmi che cerca di identificare recensioni sospette o false. Ovviamente sono dati privati, da quello che si sa è che bene o male questo algoritmo intercetta e elimina circa il 16%, se ricordo bene, delle recensioni che vengono proposte per TripAdvisor. Però questo è quello che l'algoritmo intercetta, può darsi che alcune di queste recensioni siano vere, può darsi che alcune recensioni false rimangano dentro e vengano pubblicate. Ovviamente non c'è modo di controllare per TripAdvisor. L'unica modalità sarebbe in qualche modo un'autocertificazione, ma chi è che se uno viene pagato per scrivere una recensione falsa, di certo poi non dice che la recensione è falsa. Quindi questo è un problema fondamentale. Quindi partendo da questo problema, noi abbiamo cercato di capire se ci sono dei comportamenti diversi nelle recensioni, o meglio, parlo di recensioni, ma qua stiamo analizzando sempre i rating, quindi i punteggi, tra i due sistemi. Quindi abbiamo preso, ancora una volta, gli alberghi della provincia di Rimini, fino al 2016, abbiamo analizzato le recensioni per gli stessi alberghi che ci sono su TripAdvisor e su Booking. Ci aspettavamo delle differenze. La prima differenza è questa. Se è vero che in TripAdvisor ci sono recensioni false, è più facile che un albergo faccia scrivere delle false recensioni positive sul proprio albergo, piuttosto che far scrivere recensioni negative sugli altri 870 alberghi della provincia. Quindi ci aspettiamo che in TripAdvisor le recensioni abbiano un punteggio mediamente più alto. Quindi questa è l'ipotesi 1 che trovate qua. In un sistema non verificato la media e anche la volatilità, quindi cerchiamo di misurare anche la dispersione. Immaginate che in TripAdvisor ci siano delle recensioni, chiamiamole non affidabili, perché chiaramente non possiamo neanche noi capire se sono false o meno, non affidabili. Allora, se ci sono delle recensioni non affidabili, ad esempio estremamente positive, scritte da agenzie pagate per questo, queste si mischiano a recensioni vere di clienti che sono stati, che magari non sono stati particolarmente soddisfatti. Quindi cosa troviamo in TripAdvisor? Una incredibile variabilità fra le recensioni. Quindi troviamo una volatilità, una dispersione dei punteggi molto maggiore di quanto troviamo a Booking. Se un albergo è mediamente valutato 4, più o meno tutti lo valutano 4. In TripAdvisor questo 4 potrebbe essere la media fra tanti 5 e tanti 2 o 3. Ok? Quindi ci aspettiamo che anche la volatilità dei punteggi sia maggiore di quelle del sistema verificato. Quando parliamo di verificazione o non verificazione è essenzialmente questo aspetto di cui parlavamo in precedenza, quindi il sistema non verificato è TripAdvisor, quello verificato è Booking. Inoltre ci aspettiamo anche che le recensioni, chiamiamole non affidabili, siano particolarmente efficaci all'inizio del periodo di recensione. Se un albergo non ha recensioni e iniziano 10 recensioni false, tutte estremamente positive, questo albergo avrà valutazione 5 e quindi in qualche modo la sua visibilità e quindi l'efficacia di questa recensione sarà sicuramente maggiore che non nel caso in cui l'albergo ha già 100 recensioni, quindi 10 in più
fa una differenza minore. Quindi ci aspettiamo che in un sistema non verificato, ipotesi 2, quindi TripAdvisor, la convergenza dei punteggi verso una media stabile del punteggio sia più lenta a causa di, appunto, review non affidabili, che sono particolarmente efficaci quando ci sono poche recensioni. Quindi essenzialmente questo è un po' il tema che, su cui ruota TripAdvisor, no? Il tema delle fake review. È un tema noto, di cui si discute. Ogni tanto TripAdvisor viene multata, qua viene riportata una notizia pubblicata dal Guardian, quindi un giornale britannico, su una multa di 500.000 euro che TripAdvisor si è beccato dalla antitrust qualche anno fa, 2015 mi sembra di ricordare. Perché? Perché non aveva messo in atto ancora tutta una serie di misure per cercare di eliminare le fake review. Antitrust europeo? No, questa era italiana. Questa era italiana. Poi mi sembra ci sia stata anche l'antitrust europeo che è intervenuto, però questa era l'italiana. Se andiamo alla prossima slide, vediamo un po' i dati che abbiamo utilizzato, quindi 103.000 recensioni degli hotel di Rimini, più o meno la metà provengono da TripAdvisor, l'altra metà da Booking. 10 anni di recensione, quindi siamo partiti dall'inizio. La possibilità è che se vai sul sito di TripAdvisor e sul sito di Booking, adesso non più, ma sul sito di Booking allora si potevano vedere tutte le recensioni, dalla prima all'ultima. Oggi Booking utilizza soltanto le recensioni scritte negli ultimi 2 anni, anche a causa, cioè, non a causa, perché anche questo lavoro è ancora work in paper, quindi non è ancora stato pubblicato, però in qualche modo un tema che evidentemente è arrivato all'attenzione di queste società, in cui essenzialmente abbiamo quindi analizzato tutte le recensioni dall'inizio alla fine. Quello che possiamo vedere è, ovviamente, prossima slide, ci concentriamo sugli alberghi per cui c'è un numero sufficientemente elevato di recensioni. Abbiamo fatto diversi tagli nel campione che avevamo a disposizione. Essenzialmente il lavoro si basa sugli alberghi che hanno almeno 25 recensioni sia su Trip sia su Booking, e rispetto agli 874 alberghi di Rimini questo riduce. Ok, no, fa videocamera. Ah, ok. Ok, è la telecamera. A posto, a posto. Ok, quindi abbiamo 258 hotel per un totale analizzato di 65.000 punteggi. Allora, troviamo innanzitutto una conferma della prima ipotesi. Nella maggioranza di hotel, non in tutti, però in una maggioranza sufficientemente elevata, 168 su 258, il voto medio è più alto in TripAdvisor ed è un risultato significativo dal punto di vista statistico. Quindi è vero che a parità di albergo le recensioni in TripAdvisor hanno un punteggio più elevato. La cosa più interessante, su cui poi analizziamo la seconda ipotesi, è che soprattutto la dispersione è maggiore in TripAdvisor, in un numero di alberghi che è ancora maggiore, 186 su 258. Anche questo risultato è fortemente significativo dal punto di vista statistico. Quindi la prima ipotesi è in qualche modo verificata. I punteggi su TripAdvisor sono più alti e hanno una dispersione maggiore. Dispersione maggiore, ripeto, è punteggio medio di 4, questo 4 è dato da una quantità maggiore di tanti 5, tanti 3 e tanti 2. Su Booking, se un albergo ha punteggio 4, sono essenzialmente 4 in Booking, sarebbe 8, perché in decimi 8 è essenzialmente fatto di tanti 8, 7,5, 8, 8,5, quindi attorno a quel valore. Secondo risultato, diciamo un altro invio, essenzialmente questa è la struttura tipica di come variano le recensioni su TripAdvisor e su Booking. TripAdvisor è la linea rossa, Booking è la linea blu. Qua abbiamo essenzialmente un indicatore che è normalizzato, per cui quello che succede è che alla fine, vedete, attorno a 100, in questo albergo abbiamo circa 90 recensioni in TripAdvisor e circa 82-80 per Booking,
essenzialmente cerchiamo di capire come la dispersione varia al variare del numero delle recensioni. Il fatto che la linea rossa all'inizio, quindi vicino allo zero, sia molto più alta, significa che all'inizio del periodo in cui l'albergo viene recensito c'è una fortissima variabilità di recensione. Quindi significa che all'inizio ci sono tanti 5, tanti 1, tanti 2, poi 5. Perché questo? In Booking ciò non avviene. In Booking vedete che la linea blu arriva attorno all'1, che è, diciamo, il rapporto col punteggio finale, e più o meno sta lì. Cosa significa? Significa che se l'albergo è valutato 8, scusate, in Booking, iniziano a dare 8 e rimane 8. Quindi non si scosta mai da questa media, o si scosta molto poco. In TripAdvisor invece questa media è data da punteggi molto diversi. Ovviamente quello che non possiamo sapere è perché in TripAdvisor c'è questa grossa variabilità, ma chiaramente l'ipotesi che facciamo è che questa grossa variabilità ci sia perché all'inizio, soprattutto all'inizio del periodo in cui le recensioni vengono pubblicate, in cui ogni singola recensione ha un peso maggiore, ci sia un forte impatto di recensioni non affidabili, chiamiamole così. Quindi recensioni, chiamiamole false, chiamiamole strane, chiamiamole sospette. E questo pone un problema dal punto di vista della gestione. Infatti il lavoro si conclude dicendo quello che TripAdvisor dovrebbe fare è aggiornare il punteggio medio escludendo le prime recensioni, quindi aggiornando il punteggio medio e facendo in modo che sia calcolato unicamente sulle ultime, che ne so, 50 recensioni, 100 recensioni, a seconda del... È quello che ha fatto Booking, che Booking non avrebbe bisogno perché vediamo che è molto più affidabile, però Booking l'ha fatto e oggi pubblica soltanto le recensioni degli ultimi 2 anni e calcola anche il punteggio medio sulla base di quello. Qua sì, ci sono un paio di altre cose scritte. Ecco qua, sì. L'altra cosa, quindi, è anche la seconda ipotesi convalidata dei dati. L'ultima osservazione è che in TripAdvisor la distribuzione tende a essere bimodale. Quindi se voi fate l'analisi del numero di punteggi 1, 2, 3, 4 e 5, che sono i voti che possiamo dare in TripAdvisor, vedete che avete normalmente un picco di 5 e un picco di 1. Quindi la distribuzione è normalmente fatta a J, è bimodale. In Booking la distribuzione è unimodale, quindi se l'albergo ha un punteggio 8, 8 è la moda e poi ci sono un pochettino meno di 7,5, un pochettino meno di 8,5, un pochettino ancora meno di 7, un pochettino meno di 9. Quindi anche questo dà un'idea del fatto, o meglio, normalmente ci aspetteremmo che una distribuzione di punteggi sia aggregata attorno alla media, quindi sia unimodale, come effettivamente succede in Booking.com. Tocca sempre a me. Sì. Vabbè. L'ultimo, ma tu poi ne hai ancora uno. Ok. Mio lavoro che vi presento, anche questo è un lavoro che è in fase di rifinitura e nasce proprio da un dibattito che è nato qua a Rimini. Se negli ultimi anni vi è capitato di leggere i siti di informazione locali, di giornali locali, vi sarete accorti che a un certo punto l'Associazione degli Albergatori di Rimini ha buttato lì, fatto una conferenza stampa in cui ha accusato il meteo.it, quindi il maggiore sito di previsioni meteorologiche attualmente utilizzato in Italia, dicendo che faceva del meteoterrorismo. Cioè che cosa? Eccedeva nelle previsioni del tempo eccessivamente negative, in modo tale da attirare l'attenzione degli utenti, quindi aumentare il numero di contatti, di conseguenza il numero di click e quindi di conseguenza anche gli introiti commerciali, e tutto ciò aveva una ricaduta negativa sugli alberghi, perché se il meteo scrive tempesta in arrivo a Rimini, state a casa, chiusi, mi raccomando, tirate giù le tapparelle, è chiaro che i turisti non si sentono di andare a passare un fine settimana al mare, e questo ha ovviamente un effetto negativo. E qua ci sono 3 titoli di giornali del tempo, anzi sì. Quindi su questo mi hanno detto, in effetti può avere un senso, sì, può avere senso. E allora abbiamo deciso di studiare questo aspetto dal punto di vista scientifico.
E questo non è semplice, perché ha bisogno, scusate, la prossima slide è essenzialmente un po' una rappresentazione grafica di quello che è la situazione. Se questa è la previsione ha pioggia, la spiaggia è vuota. Poi cosa succede invece? Succede che se c'è il sole, quello che abbiamo perso è la presenza di tutti questi bagnanti, questi turisti, che quindi provoca questa sbagliata previsione, un effetto negativo sui redditi, sui profitti degli alberghi. Quindi la domanda di ricerca da cui partiamo è questa: le previsioni del tempo sono sistematicamente distorte in una destinazione balneare in alta stagione come può essere Rimini? E se lo sono, è vero che i siti commerciali come il meteo sono i meno precisi? Noi abbiamo la possibilità di avere accesso anche alle previsioni meteorologiche ufficiali dell'aeronautica militare, che sono poi pubblicate sul sito dell'ARPA, dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale, oltre che sul sito proprio dell'aeronautica militare. Ci sono anche delle app, diciamo, che riprendono queste previsioni. E poi è chiaro che se il tempo è realmente brutto e piove, è giusto che le persone non vadano al mare. Quindi in qualche modo la sfida è separare l'effetto del brutto tempo, su cui sì, gli alberghi perdono soldi, però questa perdita fa parte del rischio d'impresa. Si sa, se il tempo è brutto le persone non vanno al mare, se non vanno al mare non prenotano gli alberghi. Allora quello che dobbiamo fare è separare l'effetto dovuto al brutto tempo rispetto all'effetto dovuto alla previsione di brutto tempo, previsione sbagliata. E quindi cerchiamo di capire se è possibile anche stimare la perdita e il guadagno. Abbiamo quindi messo assieme tutto un insieme di dati relativi all'estate del 2015, tempo passa. Abbiamo raccolto le previsioni fino a 15 giorni precedenti la data di possibili check-in, quindi abbiamo analizzato l'intera estate, partendo da fine di maggio fino a fine di settembre del 2015. Abbiamo analizzato tutte le previsioni del tempo pubblicate da Il Meteo, da Meteo, da Trebi Meteo e dall'aeronautica militare per i 15 giorni precedenti ad ogni check-in possibile, normalmente il sabato o il venerdì di ogni settimana. Abbiamo poi confrontato questi dati con il tempo effettivamente realizzato, che è disponibile presso l'archivio pubblico dell'ARPA, quindi sono dati tranquillamente utilizzabili, e abbiamo integrato questi dati con i dati che abbiamo scaricato da booking.com. Anche qua, per ogni data di check-in, abbiamo preso i prezzi di ogni camera, di ogni albergo nei 15 giorni precedenti il check-in. L'idea era quella di confrontare per ogni giorno la previsione del tempo e il prezzo pubblicato. Questa ricerca ha ovviamente preso in considerazione anche tipologie di vacanze diverse, il singolo weekend e la settimana intera. Ci aspettiamo che la previsione sbagliata per un sabato di giugno abbia un effetto su chi vuol passare il fine settimana e non su chi vuol passare l'intera settimana al mare. Poi abbiamo fatto delle ricerche, sia, come dire, due adulti, ricerca per due adulti una camera, ricerca due adulti e due bambini, quindi tipica vacanza familiare. In totale la banca dati, facciamo un altro click, comprende più di 1 milione di osservazioni per 874 alberghi. Prossima slide l'ho messa semplicemente perché faccio vedere che analizzo un sacco di numeri, che bello. Ma in realtà qua essenzialmente quello che risulta è che vengono evidenziati in giallo quelli che sono le previsioni più accurate, quindi più precise. Quello che vedete è che le previsioni più precise quasi mai, qua ci sono per colonna diversi tipi di indicatori, la temperatura massima, la temperatura, o meglio l'errore in termini di temperatura, oppure come nelle ultime righe il hit rate, quindi quante volte la previsione è azzeccata. In giallo vedete evidenziato il valore della previsione più accurata e vedete essenzialmente che quasi mai è AM, che è l'aeronautica militare. Quindi l'aeronautica militare non è vero che è la più precisa.
Quindi, come dire, questa ipotesi, la prima ipotesi, cioè l'ipotesi che i previsori, i forecaster commerciali come il meteo siano meno affidabili, non è vera. Non è vero neanche che il meteo è il più affidabile. Essenzialmente il meteo è il più affidabile soltanto a 14 giorni, mentre ad esempio a un giorno e due giorni è 3B meteo. Quindi se in qualche modo volete basare le vostre attività su ciò che fate, sulle previsioni che leggete, andate a vedervi l'app di 3B meteo, o meglio, questo è quello che risultava per Rimini nel 2015. Oggi può essere diverso. Altra slide, essenzialmente anche qua sono evidenziati, poi ovviamente questa è un'analisi econometrica che viene fatta, ma i risultati evidenziati in giallo sono abbastanza robusti un po' per tutte le diverse specificazioni del modello. Essenzialmente troviamo che a parità di tutto, quindi il cosiddetto ceteris paribus, quindi a parità di tutte le altre condizioni, il prezzo pubblicato da un albergo per una camera per una data check-in, per un certo check-in, per una certa data, il prezzo è più basso se la previsione del tempo pubblicata in quel momento è peggiore. Essenzialmente il segno negativo delle variabili che trovate alla fine della tabella evidenziano questo. Più la previsione è brutta, più la previsione è pessima, più il prezzo è basso. È esattamente quello che ci aspettiamo. Se noi decidiamo di fare un weekend a Rimini, la prima cosa che facciamo è cercare di capire che tempo fa. Guardiamo le previsioni, se le previsioni sono brutte, non prenotiamo. E se non prenotiamo, l'albergo si trova con un tasso di occupazione delle stanze minore. E quindi cosa fa? Cerca di convincere le persone a prenotare, ad esempio abbassando i prezzi. Questo risultato è un risultato che è comunque evidente anche controllando ad esempio per l'opzione di cancellazione. Quindi un'altra opzione che l'albergo può fare è: non sei sicuro se venire al mare perché forse il tempo è brutto? Tu intanto prenota, però ti diamo la free cancellation, quindi puoi uscire dalla prenotazione. Anche se controlliamo per questo, comunque i prezzi sono più bassi se le previsioni sono brutte. L'ultimo risultato è in qualche modo riassuntivo. Abbiamo poi messo a confronto le previsioni, quante volte sono corrette e quante volte sono sbagliate. E qua dobbiamo fare una differenza. E innanzitutto un conto è capire, qua c'è una cosa che va spiegata un attimo, solo un minuto, si chiama wet bias. Wet bias è una correzione che i meteorologi fanno rispetto alla vera probabilità di pioggia. Ipotizziamo che il modello meteorologico dica che a Rimini domani ci sia il 30% di probabilità di pioggia. Secondo voi piove o no? No, e se piove siete arrabbiati? Sì, perché come è soltanto il 30% e poi è piovuto. Allora, questo è in qualche modo una nota distorsione nella percezione. 30% di probabilità di pioggia significa che su 10 giornate come domani è probabile che in 3 giornate piova. Quindi domani può piovere tranquillamente. Allora, per indurre in qualche modo gli utenti a capire che può veramente piovere, i meteorologi aumentano la probabilità di pioggia. Questa correzione si chiama wet bias. Ora, detto questo, quello che vediamo è che quando la previsione è di pioggia, in realtà piove soltanto il 18% delle volte secondo l'aeronautica militare e il 30% delle volte secondo il meteo. Al tempo, qua stiamo parlando del 2015, ancora non venivano pubblicate le probabilità di pioggia, quindi essenzialmente sapete che c'è l'icona, no? Icona col sole, con le nuvole, con le gocce di pioggia. Tutto questo nell'applicativo è tradotto da un termine, da una stringa di caratteri, che può essere rain, cloudy, overcast, sun, hot and sun e via dicendo. Quindi noi analizziamo quelle icone e cerchiamo di mettere a confronto quante volte l'icona che indica pioggia è stata poi verificata in realtà.
come vedete è una probabilità bassa, quindi certo il provider ci può dire che piove, però alla fine piove il 30% delle volte secondo il meteo, il 18% delle volte secondo l'aeronautica militare, quindi anche in questo caso vediamo che l'aeronautica militare è meno precisa. Però i provider sbagliano anche al contrario. Seconda parte della tabella, se la previsione è di sole, c'è il sole soltanto il 76% delle volte, o meglio, piove il 23% delle volte secondo l'aeronautica militare e piove il 14% delle volte per il meteo. Quindi anche questa cosa va presa in considerazione, perché se noi dobbiamo analizzare le perdite per gli alberghi causate dalle sbagliate previsioni, dobbiamo anche prendere in considerazione quanto gli alberghi hanno guadagnato in maniera, come dire, impropria dal fatto che la previsione dava sole e poi la vacanza è stata rovinata dalla pioggia. Quindi mettendo assieme tutte queste cose, le conclusioni sono che le previsioni del tempo sono poco accurate, ci sono molte differenze fra i provider, ma non è vero che i provider commerciali sono meno precisi di quelli pubblici, o almeno questo è quello che abbiamo visto per Rimini. L'impatto delle previsioni sui prezzi è statisticamente significativo, quindi a parità di tutto il resto, quando le previsioni sono brutte, il prezzo è effettivamente più basso. Però, ripeto, questo non deve essere una scusa per l'albergo, perché se la previsione di brutto tempo poi è incontrata da un reale brutto tempo effettivo, questo fa parte del rischio di impresa. Questo risultato è molto robusto, lo ritroviamo in tutte le specificazioni che abbiamo in qualche modo portato avanti. Quindi è un risultato, abbiamo provato anche a capire quanto gli alberghi perdono o guadagnano, ma finché gli alberghi non ci danno accesso ai dati relativi al tasso di occupazione nelle diverse giornate, questa cosa non possiamo calcolarla. Quello che abbiamo provato a fare è un calcolo molto approssimativo, ipotizzando che ogni albergo venda una camera ogni determinato giorno per ogni data di check-in e mettendo a riferimento poi i momenti in cui le previsioni sono sbagliate sono giuste. Abbiamo visto che bilanciando previsioni di brutto tempo sbagliate, previsioni di bel tempo sbagliate, alla fine per la città, o meglio per il settore alberghiero di Rimini, per un'estate la perdita è attorno al 1 milione di euro. 1 milione di euro può sembrare tanto, ma spalmato su 874 alberghi e su 90 giorni di stagione è poco. Vi ricordo che quando l'associazione albergatore ha parlato di meteoterrorismo ha buttato fuori cifre che parlavano di 4 milioni di euro persi in un fine settimana, quindi stiamo parlando di ordini di grandezza notevolmente diversi. Direi che possiamo passare all'ultimo lavoro. Sì. Allora, fino adesso ci siamo occupati di indagini lato impresa, lato consumatore, quindi sostanzialmente abbiamo visto come i big data possono fornire delle informazioni utili alle imprese o possono essere usati per valutare mancati proventi o maggiori proventi a seguito di condizioni specifiche. I big data sostanzialmente possono essere e vengono normalmente usati anche per identificare le destinazioni. Lo scorso anno come CAST siamo stati chiamati dalla Municipalità di Sant'Arcangelo di Romagna per sostanzialmente fare un'analisi del sistema turistico sant'arcangiolese e fra le altre attività che abbiamo presentato anche un'analisi dell'immagine percepita di Sant'Arcangelo. Che cosa significa? Significa che abbiamo rintracciato le varie fonti in cui si parla dell'offerta di Sant'Arcangelo, ma si parla anche di Sant'Arcangelo, quindi TripAdvisor come fonte di giudizi sulle strutture ricettive, ma anche sulle cose da fare a Sant'Arcangelo. Instagram e Twitter per capire come si parla di Sant'Arcangelo all'interno delle community e quindi abbiamo analizzato in queste due in questi due social media aperti l'hashtag Sant'Arcangelo e Sant'Arcangelo di Romagna. Gli hashtag sono dei contenitori concettuali
in cui si fa riferimento a un determinato tema. Sant'Arcangelo e Sant'Arcangelo di Romagna sono delle parole chiave che racchiudono tutto il dibattito in termini e riferito a questi due oggetti. Sostanzialmente abbiamo analizzato su TripAdvisor 2200 recensioni, 20.000 post su Instagram e 1.300 post su Twitter. Allora, le fonti sono fonti sostanzialmente diverse e danno contenuti diversi. Allora, TripAdvisor, quello che ci interessava era capire che cosa esprimesse in termini di giudizi sull'offerta ricettiva, ma anche sulle cose da fare nella città, nel comune. Su Instagram invece abbiamo sostanzialmente cercato di capire qual è l'immagine che gli utenti hanno dato della destinazione. Quindi abbiamo analizzato, abbiamo scaricato le foto connesse con i pin su Instagram e abbiamo cercato di capire qual era il soggetto delle foto per capire sostanzialmente qual era l'immagine che veniva data da di Sant'Arcangelo. E infine Twitter, per capire come veniva prodotta una reputazione su il comune e sulle cose che succedevano a Sant'Arcangelo. Queste sostanzialmente sono le analisi che abbiamo prodotto sulle recensioni per TripAdvisor. Allora, sostanzialmente qui abbiamo cercato di capire non tanto il giudizio, perché comunque era evidente già dall'analisi dei rating che il giudizio era molto alto sia per la clientela italiana e anche per quella straniera, quindi parliamo di un rating fra 4 e 4,5, quindi su una scala da 1 a 5 un rating molto alto. Ma sostanzialmente abbiamo cercato di capire quali erano i temi emergenti, cioè quali erano i servizi che stavano emergendo all'interno delle strutture, per capire sostanzialmente come le aziende si posizionassero, se dessero un'offerta tradizionale o un'offerta innovativa. Allora, i temi emergenti sulle strutture ricettive sono quelli del turismo, del wellness, del turismo termale, quindi si parla molto di spa, si parla molto di percorsi, profumi, tisane, quindi sostanzialmente il servizio che emerge maggiormente a Sant'Arcangelo negli ultimi anni di recensione è quello legato alle spa e al benessere. Detto questo, c'è una correlazione secondo i recensori fra qualità e prezzo? Nelle loro recensioni, quindi, ricorre contemporaneamente la parola qualità e la parola prezzo, o la parola prezzo è slegata dal contesto della qualità? E questo lo potete vedere nel grafico in basso, dove la riga verde esprime la qualità e la ricorrenza della parola qualità nelle recensioni e la riga rossa il prezzo. Sostanzialmente vedete più o meno che sono abbastanza sovrapposte, quindi sostanzialmente quando si parla di prezzo si parla anche di qualità. I recensori quindi valutano in modo stretto la relazione fra qualità e prezzo per le strutture ricettive di Sant'Arcangelo. È un tema molto rilevante. Possiamo andare avanti? È ovvio, e l'abbiamo detto prima, che ogni recensione esprime un sentimento dovuto anche a un bias relativo alle aspettative pregresse. Quindi, siccome le parole esprimono delle emozioni, analizzando le parole si possono anche capire le emozioni dietro ogni singola recensione. E sostanzialmente quello che è veramente importante è che emerge come preponderante il sentimento della sorpresa. Quindi Sant'Arcangelo è una scoperta per i turisti che sostanzialmente fanno recensioni su TripAdvisor.
avevano delle aspettative totalmente diverse rispetto a quelle che si sono realizzate, e quindi sostanzialmente hanno avuto un buon soggiorno e questo ha generato in loro un sentimento di sorpresa. Andiamo avanti. Le cose da visitare a Sant'Arcangelo sono prevalentemente monumenti, oltre a le grotte, che sostanzialmente sono un ambiente speleologico di rilevanza per il turismo locale. E le grotte e i due musei all'interno della città attirano il maggior numero di recensioni. Queste sostanzialmente sono guidate dalla relazione con i soggetti che lavorano e che favoriscono l'esperienza di fruizione o del museo o delle grotte. Infatti vediamo nel grafico qui alla mia destra che il nome delle singole guide ricorre molto spesso e è sempre relazionato con le parole buona ed esperienza. Quindi sono gli operatori delle grotte o gli operatori mensuali che favoriscono la fruizione e amplificano la percezione, la buona percezione della struttura. Quindi, da TripAdvisor emerge sostanzialmente che la qualità delle strutture è una qualità alta, che il servizio emergente è quello della beauty, del wellness, del relax, e che comunque molto del giudizio rispetto alle cose da fare è mediato dagli operatori culturali che vi lavorano. Purtroppo Instagram non è un canale social facilmente analizzabile, è ricco di informazioni ma ha dei blocchi nello scarico molto elevati, per cui siamo riusciti a tirar via un numero di post molto limitato che copre dal mese di giugno 2019 fino a dalla creazione del post, dalla creazione dell'hashtag fino a marzo 2018. I due hashtag hanno un andamento totalmente diverso. Sant'Arcangelo di Romagna è molto più popolato, ha una frequenza di 120 post settimanali, mentre l'hashtag Sant'Arcangelo è nato in un periodo successivo. È attivo sostanzialmente da marzo 2018 comunque in questo breve tempo fra marzo 2018 e marzo 2019 ha una frequentazione molto più alta, raccoglie 200 post settimanali invece dei 120 precedenti. Quello che è importante è che Instagram è un social network georeferenziato, quindi sotto ogni foto è possibile sostanzialmente capire l'oggetto di riferimento. Quindi attraverso Instagram siamo anche in via mediata in grado di capire l'impatto turistico sulla destinazione, cioè capiamo rispetto a quale attività i turisti o comunque coloro che postano sul social media fanno maggiore riferimento. I temi sostanzialmente che emergono da questa analisi è che viene usato prevalentemente un riferimento geospaziale molto ampio, cioè sostanzialmente i post si riferiscono a Sant'Arcangelo di Romagna, ovviamente non identificano in maniera dettagliata la destinazione. Questo è dovuto a due motivi principali. Primo, perché il GPS, cioè Sant'Arcangelo è un comune molto concentrato e quindi il GPS fa fatica a taggare nel dettaglio la destinazione dove viene postata la foto, e molto spesso perché sostanzialmente
la foto viene catturata in un determinato momento della giornata e poi postata sul web nel momento in cui si ha disponibilità di connessione. Quindi questo crea un qualche problema nell'identificazione. Emergono comunque in maniera pesante non tanto i punti di interesse come i musei, le piazze o le grotte, ma quanto le attività private. Quindi è ancora il ruolo imprenditoriale singolo delle singole attività che emerge su Sant'Arcangelo rispetto al contesto culturale della destinazione stessa. Questa è un'analisi molto semplice che ci dice sostanzialmente quali sono le immagini che hanno avuto il maggior numero di mi piace e il maggior numero di commenti. Il soggetto è prevalentemente un soggetto naturalistico su Sant'Arcangelo di Romagna, mentre su Sant'Arcangelo è una folla, cioè un contesto affollato. Sono immagini delocalizzate, non fanno riferimento a un contesto specifico della città. Quindi magari è una foto anonima, non ha un riferimento specifico sulla destinazione. Questo connesso al precedente ci fa pensare che sostanzialmente Sant'Arcangelo ha dei punti di attrazione molto rilevanti, percepiti, ma che gli utilizzatori di Instagram non riescono a qualificare, cioè preferiscono condividere la socialità e i panorami piuttosto che soggetti specifici della destinazione locale. Sapete sostanzialmente che ogni immagine su Twitter, spesso su Instagram, spesso ha delle connessioni che sono definite dagli hashtag. Quindi sostanzialmente io posso postare qualcosa con riferimento a Sant'Arcangelo di Romagna, ma posso metterci all'interno della stessa foto altri hashtag per dar modo alla foto di essere vista su più contesti, ma anche per creare delle relazioni logiche di contenuto e di spiegazione di quel contenuto e di quell'immagine. Nel caso di Sant'Arcangelo di Romagna l'hashtag è molto spesso collegato con Sant'Arcangelo, con Rimini e con le comunità di Higgers, quali Higgers Rimini, Higgers Romagna. Quindi sostanzialmente si vuole dare diffusione all'immagine che vada oltre il contesto territoriale, ma che abbracci sia la vicina Rimini ma anche tutto il contesto dell'Higgers Romagna, e quindi condividere con altri utenti che hanno la passione delle foto quell'immagine. Con Sant'Arcangelo invece il coriferimento a Rimini è nettamente evidente. Quindi quando usano postare su Sant'Arcangelo, sull'hashtag Sant'Arcangelo, usano anche l'hashtag Rimini nel 90% dei casi, è seguito dall'hashtag Romagna. Con questo concludo. Questo è l'andamento dell'hashtag Sant'Arcangelo su Twitter, e questo hashtag è molto interessante su Twitter perché sostanzialmente è costante nel tempo. Ha un numero di post giornalieri e settimanali costanti, e dal 2013 vediamo che i picchi sono abbastanza stabili. I temi più discussi su Twitter sono quelli relativi a Emilia-Romagna. Candida di ora è un tema molto ricorrente in questi tweet. Rimane poi San Martino e Sant'Arcangelo Festival, che sono le due attività, i due eventi principali che si svolgono a Sant'Arcangelo. Allora, questi temi molto ricorrenti ci fanno capire che questo, più che essere un hashtag promozionale, è un hashtag di comunità. Sostanzialmente chiusa Twitter è la cittadinanza locale piuttosto che i turisti.
Questo è confermato se andiamo a vedere come cambiano i sentimenti nel tempo dei tweet. Allora, i sentimenti hanno un andamento puramente stagionale, cioè in autunno e in inverno la preponderanza dei sentimenti negativi è maggiore, come arriva l'estate, la primavera, aumentano i sentimenti positivi perché aumentano anche i post su attività comunitarie e collettive. Quindi sostanzialmente c'è una correlazione fra il periodo dell'anno e i sentimenti. Questo sostanzialmente per far capire che i social media ci danno una chiara percezione di quello che succede in un contesto territoriale e possiamo usarli anche per dare delle indicazioni di policy a livello comunale e territoriale e di destinazione. Grazie. Metodologie utilizzate per analisi dei dati provenienti dai social, perché so per esempio che su Instagram non sono raggiungibili neanche dai possessori stessi dell'account se non a pagamento, mentre su Twitter e su Facebook magari invece sono più semplici. E poi su una eventuale replicabilità in altri contesti territoriali come il nostro, diciamo così, che ha interesse in qualche modo ad avere quel tipo di analisi scientifica, credo, ormai sui profili social. Allora, tecnicamente il tema dello shaping image, cioè quello di cui abbiamo discusso adesso, è un tema rodato in letteratura e nasce su analisi di destinazioni molto grandi come Oakland, New York, quindi sostanzialmente contesti territoriali molto più ampi di Sant'Arcangelo ma anche di Rimini. Quindi questo lo uso per dire che sì, può essere replicato, non è un problema sostanzialmente relativo al tempo e alla qualità dei risultati, nel senso che aumentando l'oggetto di osservazione sicuramente aumenta il tempo di analisi per ottenere un risultato rilevante. Rispetto alle metodologie che sono state usate, le metodologie sono sostanzialmente le stesse rispetto a tutti gli altri lavori, cioè è stato fatto uno scraping dalle piattaforme, i dati non strutturati sono stati strutturati, questa strutturazione dei dati ha permesso quindi la creazione di relazioni analizzabili statisticamente, quindi in grado di produrre dei risultati. Una cosa su Instagram, perché adesso sto lavorando anch'io sui dati di Instagram. In effetti le fotografie non sono direttamente scaricabili, ma accedendo dal sito, dal proprio sito di Instagram e andando nella pagina sorgente c'è il link alla foto, quindi come dire, entrando lì tutte le foto sono tranquillamente scaricabili, tranquillamente no, però sono scaricabili. Allora, per l'analisi dei soggetti in questo caso è stato usato un algoritmo di machine learning direttamente proposto da Google nella sua developer cloud, e quindi sostanzialmente attraverso questo algoritmo si è ottenuto un'interpretazione della foto senza
direttamente scaricare le foto. Quindi sostanzialmente si è un po' bypassato il problema di non avere quel tipo di contenuto. Sì, è una piattaforma comunque a pagamento, ha dei costi, però questo per l'interpretazione delle foto. Ah. Se ci sono altre domande? No. Bene, allora ringraziamo tantissimo i relatori. Ecco, spero appunto che questo vi sia utile sia nel quotidiano, nella vostra scuola, che in futuro per eventuali scelte. Vi volevo solo annunciare il prossimo seminario, che sarà giovedì 23 maggio, però al pomeriggio, quindi diciamo, e sarà sulla visualizzazione dei dati, dal titolo Raccontare i dati, perché ci saranno appunto dei docenti di statistica, di elaborazione dati, praticamente quello che loro ci hanno un po' mostrato anche oggi, perché le loro analisi poi raccontano i dati. Questo sarà un po' più generale, non specifico sul turismo, ovviamente sarà in generale quali sono le tecniche che possono fare, possono aiutare nella visualizzazione grafica dei dati, ma anche nella visualizzazione cartografica, le story map. E quindi, se è di vostro interesse, giovedì 23 dalle 16 qui. Grazie, arrivederci.